In questo esercizio abbiamo un circuito con una batteria da 12 volt e tre resistenze in serie da 5, 10 e 20 ohm. Le resistenze sono in serie perché vengono attraversate tutte dalla stessa intensità di corrente I, che è quella poi erogata dal generatore, cioè dalla batteria. Ci chiediamo qual è l'intensità di questa corrente elettrica e qual è il valore del potenziale ai capi di ciascuna resistenza, quindi in questo punto, in questo e in quest'altro. Per calcolare l'intensità di corrente elettrica, semplifichiamo il circuito sostituendo alle tre resistenze in serie un'unica resistenza detta equivalente, pari alla somma delle tre resistenze, quindi 20 più 10 più 5, 35 ohm. Questa è la resistenza equivalente delle tre resistenze in serie, quindi è come se noi invece di avere queste tre resistenze in serie ne avessimo una sola. Come se vuol dire che la batteria non si accorge della sostituzione, nel senso che la batteria fa scorrere la stessa intensità di corrente che scorre in realtà con le tre resistenze in serie. Ora che abbiamo semplificato il circuito, calcoliamo l'intensità di corrente elettrica applicando la prima legge di Ohm, delta V uguale RI. La applichiamo a questa resistenza equivalente in serie da 35 ohm. Quindi delta V rappresenta la differenza di potenziale ai capi di questa resistenza, che significa VA meno VB, cioè il potenziale nel punto A meno il potenziale nel punto B. E questa differenza di potenziale è di 12 volt, in quanto al polo positivo della batteria abbiamo 12 volt e al polo negativo 0 volt. La resistenza equivalente vale 35 ohm, l'incognita è l'intensità di corrente elettrica, la calcoliamo con la formula inversa e otteniamo circa 0,34 A. Quindi 0,34 A è la corrente che circola in questo circuito semplificato, ma è la stessa corrente che circola nel nostro circuito vero. Ora andiamo a calcolare il potenziale ai capi di ciascuna resistenza. Innanzitutto, nei tratti dove c'è soltanto il filo conduttore senza resistenza, per esempio potrebbe essere questo tratto qui, non c'è caduta di tensione, cioè il potenziale rimane costante, per esempio 12 volt, si trovano in tutto questo tratto. Il motivo è che se applichiamo la legge di Ohm a questo tratto, delta V uguale RI, siccome questo tratto ha una resistenza praticamente nulla, essendo un tratto di filo conduttore, per esempio un filo di rame, ha una resistenza estremamente piccola, per esempio un centesimo di ohm, che è del tutto trascurabile. Allora delta V uguale R per I, siccome R la resistenza è 0, ci dà un delta V uguale a 0, cioè non c'è differenza di potenziale ai capi di questo tratto di filo conduttore, cioè il potenziale si mantiene costante, in questo caso a 12 volt. Invece il potenziale cala o cade soltanto quando attraversa una resistenza elettrica, come la R1. E infatti questo grafico fa vedere che ai capi di R1 il potenziale cala, come anche cade quando la corrente attraversa R2, come anche cade attraversando la R3. Invece il potenziale sale da 0 a 12 volt quando noi attraversiamo la batteria e passiamo dal polo negativo al polo positivo. Polo negativo, polo positivo, quindi la funzione della batteria è quella di innalzare il potenziale, in questo caso da 0 a 12 volt. È come uno sciatore che va in montagna, prende lo ski lift, sale 12 volt, poi ogni volta che incontra una resistenza è come che discende un tratto di pista, quindi ha una caduta di tensione o di potenziale qui, un'altra caduta di tensione qui e un'altra caduta nell'ultima resistenza. Queste tre cadute di potenziale o cadute di tensione le possiamo calcolare. Delta V1, delta V2 e delta V3 sono queste discese di potenziale qui colorate con le frecce di colore verde. Le calcoliamo con la prima legge di Ohm. Cominciamo con la prima caduta di tensione ai capi della resistenza R1. Bisogna moltiplicare la resistenza R1 per I. Per calcolare delta V invece ai capi della seconda resistenza, cioè questa caduta, bisogna moltiplicare R2 per I e delta V3 R3 per I. Qui naturalmente non devo scrivere I1, I2 e I3 perché sono tre resistenze in serie e quindi sono attraversate dalla stessa corrente I. La stessa corrente attraversa la I1, la I2 e la I3. La R1, la R2 e la R3. Andando a fare questo calcolo,
dobbiamo moltiplicare 5 ohm per 0,343 A e troviamo circa 1,7 volt. Questa è la caduta di tensione ai capi della prima resistenza. Quindi, siccome il potenziale a monte di questa resistenza era 12 volt, a valle invece sarà 1,7 volt di meno, quindi 12 volt meno 1,7 volt fa 10,3. Poi incontriamo la resistenza R2, c'è una caduta di tensione doppia, 3,4 volt. È doppia perché la corrente che scorre è la stessa, ma la resistenza 2 è il doppio dell'R1, 10 ohm contro 5 ohm. Quindi si produce una caduta di tensione doppia, mentre invece ai capi della resistenza R3 la caduta di tensione delta V3 è ancora doppia, è doppia della delta V2. Questo perché la R3 è doppia di R2. Infatti R3 sono 20 ohm, R2 sono 10 ohm. Quindi noi abbiamo una caduta doppia sulla R3 rispetto alla R2, la quale caduta sulla R2, cioè questa, era doppia della caduta su R1. Queste sono quindi le tre cadute di tensione. Eravamo arrivati a 10,3 volt, c'è una caduta di 3,4, scendiamo a 6,9. Infine, l'ultima caduta di tensione è 6,9 volt, così il potenziale torna a 0 e siamo tornati all'inizio del circuito, in quanto questo circuito si richiude in questo modo. Questo infatti è il circuito chiuso su se stesso, abbiamo 12 volt il polo positivo della batteria, qui c'è la caduta che porta il potenziale da 12 a 10,3, poi c'è la seconda caduta che porta il potenziale a 6,9 volt e poi l'ultima caduta che riporta il potenziale a 0 volt. Ultima piccola osservazione, la differenza di potenziale che viene erogata dalla batteria si chiama forza elettromotrice, FEM, qui indicata con F 12 volt. A dispetto del nome non è una forza, ma è una differenza di potenziale, infatti si misura in volt. Per la precisione vedremo più avanti che la forza elettromotrice in realtà è un lavoro per unità di carica, però agli effetti pratici possiamo considerarla più semplicemente una differenza di potenziale, in questo caso 12 volt, e rappresenta di quanti volt la batteria innalza il potenziale dal suo polo negativo al suo polo positivo, 12 volt.